Fare prevenzione e promuovere corretti stili di vita. La mission è quella perseguita durante la 2 giorni di attività promosse dalla ASL Toscana Sud-Est, che ha portato in Piazza San Jacopo ad Arezzo la carovana del volontariato ospedaliero e gli esperti in materia di protezione, corretta informazione e diagnosi precoce. Così si è svolta la 2 giorni dal titolo Arezzo Terre del Buon Vivere, che dopo una breve presentazione effettuata da Sergio Bracarda, direttore dell'oncologia, e Massimo Gialli, direttore del San Donato, ha visto l'avvio delle varie attività volte ad una corretta promozione delle buone pratiche. Allora, quanto è importante insistere su questo tema in materia oncologica? La risposta è di più, perché noi oncologici purtroppo siamo indispensabili, però come ho detto spesso preferirei chiudere il reparto e aprire un agriturismo per mancanza di pazienti da trattare. Se voi pensate che semplicemente rispettando dei banali stili di vita, che cosa mangio, che cosa bevo, che cosa respiro e quanto cammino, potremmo ridurre l'incidenza dei tumori del 40% e concentrare le risorse sul resto. E per risorse intendo non solo quantità ma anche qualità, vi rendete conto della enormità dell'importanza di questa giornata e del perché abbiamo fortemente voluta che sia indirizzata, polarizzata direi agli estremi delle casse, ai ragazzi e alle persone adulte, anche molto adulte, diciamo così fondamentalmente, perché meritano ugualmente importanza per 2 motivi diversi. I bambini, i ragazzi di oggi sono gli adulti di domani, ma gli investimenti in termini di prevenzione vanno fatti con 10-20 anni di anticipo rispetto all'emergenza del problema, se no non è prevenzione, è diagnosi precoce, che è un'altra cosa ugualmente importante ma diversa. Le persone anziane stanno diventando la metà e più della popolazione attuale. È una fascia di età che rimane in eccellenti condizioni generali e ha diritto ad avere una vita ottimale, non semplicemente di guadagnarsi e meritarsi la pensione. Sono molto presenti anche in questa piazza e quindi il loro stile di vita, che è diverso dagli obiettivi di stile di vita dei bambini, perché è diversa la fascia d'età, diversa dai problemi metabolici d'altro, ed è ugualmente importante perché tutti i cittadini di questa provincia hanno diritto di avere informazioni adeguate su come prevenire problemi e su come riconoscerli. Questa attività di prevenzione. Sì, si parla di prevenzione secondaria, ciò vale a dire un test diagnostico di screening, in questo caso la mammografia, che consente e va a rilevare lesioni possibilmente di piccole dimensioni, quindi suscettibili di guarigione. Quindi la raccomandazione è quella di aderire alla chiamata dell'azienda USL, quindi di aderire allo screening mammografico e soprattutto poi ecco, rendere appropriata la domanda ai vari test diagnostici di prevenzione, quali la mammografia e l'ecografia in età non screening. Ecco, le donne come possono fare per usufruire di questo servizio e rivolgersi a voi? Per quello che riguarda lo screening, la donna viene chiamata, si tratta di una campagna di sanità pubblica, quindi con una lettera di concerto con il medico di famiglia, il medico di medicina generale, arriva la chiamata di partecipare allo screening mammografico, quindi alla mammografia a tutti gli effetti. Per quello che sono le altre fasce di età, si tratta di accedere mediante il medico di famiglia e la raccomandazione per l'appunto è quella dell'appropriatezza, cioè si accede all'ecografia o alla mammografia extra screening soprattutto in donne sintomatiche e in categorie particolari di rischio di tumore mammario familiare. Quanti sono i casi mediamente che voi trattate? Dunque, vorremmo precisare che ecco, l'età dello screening mammografico va dai 50 ai 69 e ora vi è un programma di ampliamento delle fasce di età di screening dai 45 ai 74 che si sta realizzando step by step. Ecco, per quello che sono i nostri dati, noi rileviamo oramai storicamente a cadenza oramai annuale circa 300 nuovi tumori all'anno. È un numero abbastanza consistente per la nostra area provinciale. Ecco, il trattamento può essere medico-chirurgico, l'equipe chirurgica medica, tutta l'equipe del percorso, la psiconcologia, la radioterapia, la riabilitazione. Ecco, si tratta di un'equipe accreditata. Infatti, noi sappiamo che la corretta programmazione terapeutica deve scaturire da una valutazione collegiale. Questo è il nostro punto di forza. Punto di forza che consente di migliorare un ulteriore 18% per quello che sono, ecco, i risultati di guarigione.
Oramai è dimostrato infatti che lo screening mammografico riduce la mortalità di circa il 40%. Come sono raccomandati i test diagnostici? Sì, dunque, per quello che riguarda quindi lo screening, abbiamo già accennato, è un capitolo a parte, si tratta quindi di tutto il resto, di tutto ciò che è extra screening. Partiamo dalle metodiche. L'ecografia. L'ecografia è un esame complementare alla mammografia ed è raccomandato in fascia di età di sotto dei 40 anni solo ed esclusivamente nelle donne sintomatiche, cioè quelle che percepiscono un nodulo palpabile o una secrezione anomala del seno o una mastite. Per quello che riguarda la mammografia extra screening, direi che oggigiorno nella fascia 40-44 non è poi così più raccomandata, perché abbiamo visto che il reale contributo in termini di sopravvivenza o di interpretazione delle immagini è piuttosto scarso. Quindi ecco, la vera raccomandazione è partecipare ai programmi di screening, ecco, come dire, effettuare un'autopalpazione a tutte le età e qualora vi sia un qualcosa di anomalo rivolgersi al medico curante.